Salutiamo intanto Alessandro Bazzotti, portfolio manager di JCI Capital. Benvenuto, grazie per essere con noi Alessandro, buongiorno. Buongiorno Angela, buongiorno a tutti. Situazione sul mercato valutario a poche ore dalla decisione della Banca Centrale Europea. Per me è abbastanza tranquillo il quadro, proprio perché si è un pochino alla finestra, si sta sicuramente aspettando quello che accadrà domani. Cosa accadrà veramente domani, Alessandro? Dove vi aspettate questo euro-dollaro e comunque in ogni caso l'andamento dell'euro da qui alle prossime, diciamo, 26 ore? Diciamo che finora l'ECB è sempre riuscita a fare qualcosa che il mercato nel bene o nel male, nonostante il grande studio che ci ha messo nei giorni precedenti, pensava facesse, quindi ovviamente il range dei possibili outcome di questo incontro è molto ampio. Sicuramente nelle ultime due settimane le aspettative sono salite, sia per le indiscrezioni che ci sono state per gli interventi dei membri del Consiglio, oppure dai vari giornali che ne hanno parlato, e anche ovviamente per quello che è successo settimana scorsa sull'abbandono del floor a 1,20 da parte della Banca Nazionale Svizzera. Tutto questo insieme di circostanze ha portato a far sì che ormai il mercato potrebbe attestarsi verso un QE che verrà annunciato sicuramente. Bisogna vedere se verrà annunciato per un inizio immediato o già con dei dettagli abbastanza precisi, oppure magari solo preannunciato con dei dettagli da definirsi, quindi un inizio magari per marzo-aprile. E poi l'importo di questo QE, a questo punto il mercato si aspetta forse di più di quei 500 miliardi di cui si era parlato a dicembre. Bisognerà vedere se questi acquisti verranno fatti open-ended, come si dice, cioè senza un importo prefissato, ma quanto sarà necessario per raggiungere un certo target di inflazione, cosa che è abbastanza improbabile, oppure per appunto un importo che potrebbe essere anche superiore a questi 500 miliardi. L'ultima incognita è se questi titoli verranno poi acquistati effettivamente dall'ECB oppure dalle banche centrali nazionali, con il rischio quindi che rimarrebbe in carico ai singoli paesi e non a priori già suddiviso nel caso qualcosa andasse storto nei vari paesi nel loro debito. Ecco, detto questo, vediamo naturalmente anche questa incertezza legata alle elezioni in Grecia. Le due cose sono, nelle ultime settimane si è parlato molto, sono state sempre collegate. Potrebbe effettivamente questa elezione greca, dai contorni completamente ignoti per il momento, mettere un freno alle decisioni di Draghi, dove non è riuscita in questo caso la Germania finora? Io credo che il fatto che ci siano elezioni tre giorni dopo metta un paletto molto chiaro, che è quello che non si può parlare al momento di acquisti di titoli greci, ma questo direi che è marginale rispetto a quello che sarà il piano annunciato domani dall'ECB. Cioè è ovvio che Draghi non può parlare di Grecia né mettere eventuali acquisti subordinati a certi risultati politici, perché sarebbe un'interferenza inaccettabile nella politica di un singolo paese, ma ha sufficientemente strumenti tecnici per escludere, anche per il tipo di rating che hanno, che i titoli greci vengano acquistati al momento. Questo penso che sia l'impatto delle elezioni greche a priori sull'incontro di domani. Quello che poi succederà nelle elezioni greche va da uno scenario forse più negativo per i mercati, che potrebbe essere quello di un Syriza che da sola riesce a raggiungere i 150 seggi più uno per governare in solitudine, che è uno scenario comunque improbabile per quanto possibile, o a uno scenario centrale invece di un Syriza che guadagna la maggioranza relativa ed è costretto a trovare una qualche forma di accordo con un partito minore. Il nome che si fa più frequentemente è questo partito Tupotami, che è cresciuto molto nell'ultimo anno. In questo caso comunque ci sarebbe una situazione di incertezza. Da dicembre noi diciamo che la situazione di incertezza è da tenere sotto controllo, ma che comunque con l'ECB così determinata a portare avanti il quantitative easing non dovrebbe essere sistemica per gli altri mercati periferici come lo è stato tre anni fa. Allora, Alessandro, io la ringrazio davvero per questo commento. Alessandro Bazzotti, portfolio manager JCI Capital.